La macchina a vapore, motore della rivoluzione industriale e base del progresso tecnologico moderno, utilizza l'energia termica per produrre lavoro meccanico. Il ciclo di una macchina a doppio effetto ha inizio con il passaggio dell'acqua dal serbatoio a una serpentina lungo la quale viene riscaldata. Il vapore generato passa per una rete di tubature ed entra nel cilindro attraverso il tubo di immissione del vapore. Nel cilindro spinge lo stantuffo da un estremo all'altro. A questo punto il meccanismo di distribuzione cambia di posizione e perciò il vapore d'acqua dilatato viene scaricato, mentre il nuovo vapore, proveniente dalla caldaia, spinge lo stantuffo in senso contrario. La continuità di questo ciclo è favorita dall'inerzia di un volano. Il movimento lineare dello stantuffo nel cilindro si trasforma in questa maniera in un movimento circolare, adatto alla propulsione di mezzi di trasporto come i treni a vapore.